Buongiorno e benvenuti a questa prima puntata di Docciacque al Barcalà, assieme a me lo chef Stefano Adrighetti, proprietario anche appunto del locale. E cominciamo questa serie, questa web serie sulle ricette, sulla storia del cibo, sulla storia del Barcalà e un po' in generale sull'alimentazione. E partiamo con questa prima puntata dalle origini, Stefano. Ciao. Dalle origini, quindi partiamo dal nome, dal logo, il perché Barcalà, il perché il meraviglioso logo ben conosciuto da queste parti, ma magari in altre parti d'Italia non è ben conosciuto. Quindi, Stefano, perché Barcalà? Perché in qualche modo il Barcalà è composto da due parole, barca e baccalà. La fusione ha dato Barcalà. Se tu guardi il simbolo, è il ferro della gondola. Sì. C'è la Laguna di Venezia, il cappello Certo. del Doge. Se tu lo guardi ancora, c'è il Canal Grande, ma se lo guardi stilizzato, è il baccalà classico in forma stilizzata. Se tu guardi uno dei pettini dei sestieri, c'è un pettine che è quello solitamente legato alla Giudecca, che in realtà prende e arriva, parte e si ferma alla metà tra la scritta Calà e Bar. E perché in qualche modo parte da Venezia, io, sai, per molto tempo ho lavorato a Venezia, parto da Venezia e arrivo e nel frattempo mi fermo qua. Mi fermo in una città che si sposa anche giusto con il simbolo, Barcalà, quindi una barca che va là, Che va. Esattamente. e si ferma in una città che è Marghegera, perché Marghera, sarebbe l'etimologia di Marghegera. E quindi così storicamente, poeticamente. Un nome che però accomuna la tua passione nei confronti del baccalà, no? Sì. Dell'alimento baccalà che tra le altre cose. A parte l'importazione barbara nei primi anni 1000, 1100, eccetera, il Barcalà è stato portato dal signor Querini, che era un capitano, un comandante di nave, trovatosi improvvisamente, per svariati motivi, come si dice, Al posto giusto, al momento al posto giusto. giusto, al momento giusto, ma prima di arrivare al posto giusto, al momento giusto, si è trovato con la barca in panne in mezzo tra la Finlandia, la Norvegia, tra il ghiaccio, insomma non un bel posto, no? Allora diciamo che Pietro Querini era un condottiero, comandante Querini, esiliato all'isola di Candia. Tu sai, nella Repubblica Serenissima, chi veniva esiliato per poter rientrare all'interno della Repubblica Serenissima, in qualche modo doveva compiere qualcosa di importante. Doveva fare una cosa esagerata proprio per riconquistare la fiducia e Esatto, la luce nei confronti del lui Doge. prende la nave e va così a tentare di capire cosa c'è dall'altra parte, quello che è l'oceano, e a un certo momento gli si ruppe il timone. Questo lo porta alla deriva nell'arcipelago di Lofoten, era il 1432, e praticamente approda all'isola di Rò. All'isola di Rò, quando scende, e quando gli danno ovviamente soccorso, lui vede in quest'isola un sacco di pesci attaccato. Che tra l'altro tuttora ad oggi, se andiamo in questi posti, si Ancora c'è. vedono queste enormi distese di baccalà appesi ai travi perché possano essiccarsi. Esatto, perché poi quello diventava un po' il mangiare dell'inverno, diventava un merce di scambio, eccetera, perché in Norvegia solo quello c'è, quindi se voleva mangiare qualcos'altro dovevano usarlo come merce di scambio. Baccalà perché stock fish, noi lo conosciamo come stocca fissa, perché è un pesce tolto dalla testa, è un pesce bastone, perché veniva attaccato al bastone, ecco perché il nome dello stocca fissa. Comunque a un certo momento Pietro Querini si rimette in mare, gli aggiustano il timone, gli prestano un po' di cose, tra le quali per vivere gli danno un po' di baccalà. E quindi questo se lo riporta in qualche modo in patria. C'è qualche tappa, c'è una tappa che è quello di Chiaro. Portogallo. Pietro Anche perché a quei Querini. tempi, appunto, per arrivare si faceva il giro, si entrava per il stretto di Gibilterra, per la mare, quindi era obbligato, no? In qualche modo il Esatto, quindi se passaggio. lui voleva un po' di acqua fresca, un po' di vivande fresche, doveva in qualche modo fermarsi a terra, però non avendo null'altro, non avendo denaro, non avendo altro,
loro avevano però messo a mollo dei baccalà, no? Quindi si erano in qualche modo rigonfiati, eccetera, e quindi ha proposto al Portogallo come merce di scambio: dateci un po' di acqua, dateci un po' di cose e noi vediamo quello che abbiamo, che è questo. I portoghesi sono stati molto intelligenti in questo, perché hanno capito che c'era qualcosa di nuovo. E da là l'idea è quella di aver, siccome ovviamente Pietro Querini aveva fatto ammollare questa cosa in acqua salata, perché il dolce non se ne aveva, quello che ha venduto, quello che ha ceduto, era barattato, era salato. Quindi la grande cucina del Portogallo nasce con il baccalà salato, che adesso invece c'è il baccalà o quello fresco, sempre messo sotto sale, proprio perché il primo contatto che hanno avuto con i portoghesi era con questo baccalà salato. E questa è stata la prima tappa prima di arrivare a Venezia. Sai, poi c'è un detto in Portogallo, perché questo baccalà in qualche modo ha colpito, no, la nazione del Portogallo, e ancora oggi si dice che non sei una brava moglie se non sai fare un baccalà al giorno. Ah, quindi 365 baccalà in un anno, 366 nell'anno bisestile. Bene, molto bene, direi che se la passano bene, ma la prossima volta aggiungeremo una postilla, anzi più di una postilla, per continuare la nostra avventura.